partiamo dalle squalifiche. Più arrabbiato con se stesso per non esserci a Sassari, o più arrabbiato con Guarino, che ha preso anche lui una giornata di squalifica? No, ce ne sono due situazioni diametralmente opposte. Io non so quello che è successo, perché dopo la partita ero mortificato. Quando io non vado a festeggiare con la mia curva, ripeto, con la mia curva, con quella gente che mi dà l'adrenalina continua, con quella gente che mi dà stimoli quotidianamente per lavorare e per far sì che l'Arezzo raggiunga l'obiettivo, sono andato negli spogliatoi di quello che è accaduto, non sono assolutissimamente a conoscenza. Se qualcuno ha sbagliato è un imbecille, è un cretino, perché dopo la partita non serve a nulla manifestazioni di isterismo e quant'altro. Bisogna pensarci prima e durante la gara, a fine gara il risultato non cambia. Quindi ritengo che magari questa situazione ha fatto sì che magari qualificassero Capuano, che sembra che fino a questo momento sono stato sempre in maniera perfetta in panchina, non ho mai protestato, mai una parola contro l'arbitro durante la gara. Però accetto anche questo, ormai sto accettando tante cose, quindi accetto anche questo. È una difficoltà in più in una trasferta delicata e difficile, no? Mister prima diceva la Torres in casa è una squadra che macina punti. Ma io ritengo che un allenatore, se bravo, deve preparare la partita durante la settimana, poi magari in panchina ci sarà Raffaele, che è molto bravo, quindi sicuramente egli saprà leggere la partita, se la partita dovrebbe andare in una certa maniera come non abbiamo previsto, lui sarà in grado sicuramente di leggere la partita e di apportare i dovuti correttivi. Cambierà la formazione dell'Arezzo, mister, domenica? Penso di sì, qualche cosa cambierò. Le chiedo su Werpen qualche notizia più precisa, perché c'è il rischio che stia fuori a lungo. Mister prima ha detto io sono pessimista, è così? Sì, sono pessimista vedendo come egli ha avuto il trauma, però dobbiamo aspettare gli esami e poi avremo la certezza della durata dell'infortunio di Werpen. Cambia qualcosa a Sassari anche perché in arrivo un prestito a centrocampo nelle prossime ore? Un prestito al centrocampo? No, per il momento noi abbiamo preso Testardi, che è un buon giocatore, sicuramente a Sassari probabilmente giocheremo con le due punte, avendo disconoscenza, però Werpen, oltre che era un grandissimo giocatore, era quello che io avevo inventato dando qualità tra le due linee, in un ruolo che gli ho inventato io, che lui non aveva mai fatto in carriera, e purtroppo adesso, oltre a perdere un grandissimo giocatore, perderemo anche una delle caratteristiche più notevoli del gioco dell'Arezzo, che ci ha portato a fare questo campionato. Quanti giocatori dobbiamo aspettarci ancora dal mercato, mister? Ma penso che noi abbiamo fatto quello che abbiamo sempre detto e promesso. Qua tutti parlate degli arrivi, delle cessioni, non ne parla nessuno, quindi ritengo che Ciardullo in questo momento è quello che ha operato meglio, anche essendo molto giovane, perché in un mercato fermo dar via tanti giocatori non è facile. Sono arrivati dei giocatori importanti con le caratteristiche che noi chiedevamo, purtroppo siamo stati sfortunatissimi, abbiamo preso Vanin e c'è stato un problema che abbiamo perso 12 giorni perché non si mettevano d'accordo Parma e Nova Gorica e quindi non l'abbiamo mai avuto. Abbiamo preso Sabatino, dopo 6 minuti si è rotto il setto nasale e quando ha giocato in maniera che non può essere messo in giocatore, come se non l'avessimo mai avuto, e nulla. Poi grazie a Dio Guidi non ancora è successo nulla. Adesso abbiamo preso Testardi, un giocatore giovane, voglio dire, ha fatto 24 anni da qualche giorno, la carriera parla per lui, è un giocatore di prospetto. Sicuramente dobbiamo prendere un centrocampista, questi erano i nostri obiettivi dichiarati, e poi dobbiamo valutare i tempi di Werpen. Se malauguratamente dovessero essere lunghi, siamo costretti a ritornare sul mercato.